Questa è un'estate fantastica, un'estate che non vuole veramente da finire mai. Il grande successo della città di Chioggia, il grande successo di Rivavena, e basta dare un'occhiata naturalmente anche alla nostra sinistra e vediamo i due momenti di grande successo di Baccaro Fritto, che ha vinto per due volte l'edizione di Cicchettando in Rivavena. Senti Roberto, che estate è stata per Rivavena e per Baccaro Fritto? Penso che sia stata un'estate come non ne vedevo da tanti anni. Abbiamo avuto qui in Rivavena, a volte più di qualche sera si faticava a passare dal popolo di persone che camminava. Noi abbiamo fatto dei numeri incredibili, al limite proprio umano di lavoro, e siamo molto felici di questo. C'è veramente ancora un nuovo entusiasmo che ci fa pulsare il cuore. Ma certamente, noi auspichiamo che vada sempre così, anche meglio, e che tanti altri colleghi, tanti altri baccheri aprino così qui in Rivavena, così l'attrattiva sarà ancora maggiore. Ci siamo venuti a trovare nell'inizio di quella che è un'altra scommessa, diciamo già comunque vinta da come è partita con la serata di gala con Enaip e con la prima serata, dove la tua proposta appunto collegata al Granchio Blu, abbiamo visto, è stata già, diciamo, non dico esaurita, ma siamo a buon punto. Siamo a buon punto perché noi proponiamo la moleca di Granchio Blu, non è facile reperirla, ha un costo, ha una lavorazione. Quindi abbiamo avuto stasera come inizio un grande entusiasmo e partecipazione di persone, tantissimi sono venuti a chiedere il nostro prodotto, quindi abbiamo fatto un buon lavoro sotto tutti i punti di vista, sia gastronomico che mediatico. Le condizioni meteorologiche ci saranno poi sicuramente amiche, hai già un progetto magari di prolungare l'estate? Guarda, noi siamo qui fino a fine ottobre, primi di novembre. Poi se il tempo lo permette, il clima è mite, continueremo anche tutto novembre, perché no? Fine ottobre, inizio di novembre, questa naturalmente è una grandissima notizia, anzi, cosa bolle in pentola? È una cosa che ti domando non solo collegata al Granchio Blu, ma anche a quelle che sono eventualmente le nuove iniziative tue personali che immagino starai già mettendo in atto. Ovviamente stiamo già pensando a Cicchettando terza edizione, però quello lo concretizzo, lo penso e lo metto in atto quando sono chiuso. Quando sono chiuso sono rilassato, ho il tempo di pensare, di programmare eventualmente anche altri piatti. Infatti quest'anno abbiamo avuto la novità del metro di frittura, il mezzo metro, poi i nostri bigoli sempre famosi, diciamo, e buoni. Però il prossimo anno ho già in mente qualcosa. Sai che invece mi hai anticipato quella che era la domanda che avevo in mente io. Ti volevo chiedere, Roberto Pagan, non naturalmente da titolare, gestore numero uno di questa realtà, ma Roberto Pagan, persona normale, cliente, si siederebbe e sceglierebbe cosa? I bigoli all'astice. Il bigoli all'astice per me è un classico. Astici e gamberoni, ne mettiamo qualche gamberoni, molto delicato. L'astice della nostra vasca, tagliato al momento, logicamente non lo facciamo soffrire, gli facciamo un po' un qualcosa che non soffra e poi lo cuciniamo, e quello secondo me è il piatto super. Sino ad inizio di novembre vediamo appuntamento al Baccaro Fritto, vincitore di due edizioni di Cicchettando in Rivavena. Grazie Roberto. Grazie a voi, buona serata.